È l'assenza che ci fa intuire la presenza, mentre la presenza ci fa provare un po' di nostalgia dell'assenza. Chiaro, no? Salve, sono Roberto, editore della Grafe It. La mia missione è pubblicare libri che rispondano a domande particolari nell'ambito della narrativa, della saggistica, della spiritualità e anche un pizzico di poesia. Per me è importante la qualità dei libri pubblicati e non la quantità. E visto che un libro con Grafe It non si improvvisa, i nostri titoli potrebbero essere definiti di nicchia. Assenza e presenza sono un po' i due poli delle nostre uscite di questo mese, vale a dire una raccolta di racconti e un saggio breve. La raccolta di racconti ha per titolo Canti e leggende dei Chuan Miao ed è curata dal professor Aldo Setaioli. I Chuan Miao sono una delle oltre 50 minoranze riconosciute dal governo cinese. Nella loro lingua si chiamano Hmong e forse così ti sono un po' più noti perché sono anche tra i protagonisti del film Gran Torino di Clint Eastwood. Qui è l'assenza a dominare perché i Chuan Miao non hanno una letteratura scritta, ma tramandano le loro tradizioni oralmente. Queste tradizioni sono state raccolte da uno studioso statunitense e ora tradotte in italiano da Aldo Setaioli. Abbiamo voluto rendere plasticamente anche quest'idea dell'assenza con una copertina molto evanescente su cui campeggia il Liu Sheng, cioè una sorta di organetto a tre canne che i Chuan Miao suonano mentre raccontano le loro storie. Dall'assenza di letteratura scritta dei Chuan Miao alla grande presenza del saggio Breve storia di delitti in libreria di Massimo Gatta. Qui l'autore fa una curiosa incursione nel mondo del giallo e analizza tutti quei testi in cui le librerie sono scene del crimine, quindi in cui libraio o libraie vengono uccisi o magari sono loro a commettere il reato. Ne viene fuori così un saggio non solo per bibliofili, ma anche per tutti coloro che sono un po' curiosi di sapere cosa succede dietro le librerie. Il libro è arricchito da un poster che è una sorta di mappa concettuale, diciamo così, per muoversi nel mondo dei delitti in libreria. Allora, mi raccomando, non leggere domani quello che puoi leggere oggi. Vai in libreria, vai su un gestore online o vai sul nostro sito www.grafe.it. Acquista e leggi questi libri. La loro presenza renderà molto ricca la tua libreria. Ma se sono assenti, ai 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 ai.